C'ha un polmone perforato, l'intestino stracciato. C'aveva uno screzio con questo ragazzo già da molto tempo. Ha pure detto una carissima amica sua. Walter è stata una di quelle poche persone che hanno difeso la mia attuale compagna quando è stata stalkerizzata da questo soggetto. Si è vendicato per questo? Covava da anni. Walter è sempre stato un ragazzo molto dolce, tranquillo. Stiamo parlando di un artista. Ha dato un grosso supporto al mondo dell'hip hop in Italia e a Napoli. Amato da tutti, mio fratello. Lui è nato qua, è mai stato a Capo Verde. Come si fa ancora a dire extracomunitario? Situazione stabile, c'è un polmone perforato, l'intestino stracciato, dobbiamo solo aspettare in questo momento. È cosciente, vigile e sì, sereno. Sì, da questo punto di vista sì, mi ha fatto molto piacere. L'ho visto steso a terra in un lago di sangue, stavamo proprio qui in questo punto qui, dalla parte sinistra del suo corpo, all'altezza dell'inguine, uscivano le viscere da fuori, quindi senza neanche pensarci ho indossato dei guanti e sono stato per circa 37 minuti, perché sono stati 37 minuti che abbiamo aspettato l'ambulanza, a mantenere il pacco intestinale di Walter affinché non si dissanguasse completamente. L'intervento mio e di altre due persone che eravamo presenti qui in piazza, tra i tanti, forse è servito a salvargli la vita. Probabilmente tutto questo è accaduto perché Walter ha provato a salvare una sua amica. Walter è stata una di quelle poche persone che hanno difeso la mia attuale compagna quando è stata stalkerizzata da questo soggetto. Lui avrebbe in qualche modo messo in guardia l'attuale ragazza di questo signore. Si è vendicato per questo? L'ha fatto sicuramente per mettere in guardia questa persona da quello che le sarebbe potuto succedere in un futuro. Quindi ingenuamente magari questa ragazza avrà riferito al fidanzato che poi è stato l'autore, diciamo, dell'accoltellamento. Sì, io voglio lasciare almeno questo beneficio del dubbio e dire ingenuamente. Forse essendo una persona più piccola d'età, meno matura, magari non aveva consapevolezza di tanti fatti. C'aveva uno screzio con questo ragazzo già da molto tempo. Ha pure detto una carissima amica sua. La prima cosa che si è scritta che era un extracomunitario e spacciava, quindi subito si è pensato a questo. Walter è sempre stato un ragazzo molto dolce, tranquillo, molto talentuoso. Stiamo parlando di un artista con la sua crew DBR, Double B Rockers, è riuscito a portare in alto il nome di Napoli, ha dato un grosso supporto al mondo dell'hip hop in Italia e a Napoli. Walter non è un drogato, la città c'è, ha capito che non possiamo derubricare tutto in movida violenta. Ci sono stati momenti in cui in Piazza Bellini ci sono stati atti gravi. Qui non si parla di droga sicuramente. È amato da tutti, mio fratello. Lui è nato qua, i figli suoi sono italiani. È stato sposato con una ragazza italiana. È mai stato a Capo Verde. Come si fa ancora a dire extracomunitario? Extracomunitario per le leggi italiane, purtroppo, capito? Walter è un ragazzo che è nato e cresciuto a Napoli, è un figlio di questa terra. Posso dire che è più napoletano di me. Credo che per ragioni burocratiche non sia riuscito ad avere la cittadinanza italiana. Anzi, faccio un appello proprio alle istituzioni affinché Walter possa avere la cittadinanza italiana, perché ha dato anche un grosso contributo come artista a questa città e a questa nazione. Walter in questo momento ha bisogno di un aiuto economico, perché ha una famiglia, perché in questo momento è immobilizzato, ci saranno spese mediche, spese legali, spese di ogni tipo. Quindi abbiamo fatto su Facebook un crowdfunding. Walter, abbiamo bisogno tutti del tuo contagioso sorriso. Forza, riprenditi presto.